New York, sesta strada, dove il sole non batte mai, nemmeno la domenica. Sempre attivo la nostra cariatide, eh? Guardalo come lavora! Sì, in effetti. Oh, guardi, eccellenza, l'edificio di fronte è in preda alle fiamme. È il secondo che vediamo. C'è puzza di bruciato qua dentro. Ma sta bruciando tutto. Caspita. Maledizione! Forza, Alan, datti da fare per spegnerlo! Non è che la strumentazione antincendio sia del tutto perfetta. A questa velocità ci vorrà una vita. Ecco fatto, eccellenza. Ho domato l'incendio. Questo pezzo di legno si è salvato dal fuoco e c'è scritto qualcosa che non capisco. Nerone ha colpito. Il piromane famoso per l'incendio di Roma. Un pazzo. Mi sorge il dubbio che i due incendi che abbiamo visto non siano del tutto casuali. Forse il commissario Brock può dirmi qualcosa in merito. Brock, avete trovato delle scritte che dicono Nerone ha colpito? Sono 6 incendi e tutti dolosi. Ah, bene. No, volevo dire male. Cioè, lo supponevo. Bene, ci risentiamo. No, no, un momento. Eccellenza, non metta giù. Io navigo in un mare di guai, anzi, in un mare di fiamme. Non so che pesci pigliare. Non mi potrebbe dare una mano? Vedremo, Brock, vedremo. Questi incendi sono opera di un professionista e per saperne di più voglio sentire cosa ne pensa il grande Cesare, il capo della nostra filiale a Los Angeles. Pronto, grande Cesare? Sì, sono io, sua eccellenza. È già al corrente delle geste del piromane? L'ha visto in TV? Bene. Non le sembra che questa sia opera di un professionista? Ci avevo pensato, infatti. Se mi dà tempo, 24 ore vedrò di rintracciare tra le vecchie conoscenze. Un'ideina l'avrei, e se sono quelli che dico io sono in due. Le telefono domani. Chi rompe a quest'ora di notte? Sono il grande Cesare. Posso darle l'informazione che mi ha chiesto, eccellenza. Dunque, un lavoretto del genere, fatto così, è roba di due tizi specializzati che da tempo non lavorano in America. Sono due gemelli, Amy e Anto, così si chiamano almeno. Amy e Anto. Anche un imbecille capirebbe che uniti due nomi assieme formano Amianto. Beh, è tutto qui? Ecco, eccellenza. Mi sembra anche di ricordare che sono terribilmente allergici all'acqua. Frattanto, in un albergo di New York... Che soddisfazione, fratellino! Brucio dalla gioia! E anche la città brucia, così impareranno. Io direi di passare adesso alle agenzie teatrali. Finora abbiamo bruciato qua e là per non scoprire il nostro reale obiettivo. Già, il nostro nome d'arte di Nerone dovrebbe far pur tremare qualcuno. Ma forse non si ricorderanno nemmeno più di noi. Rinverdiamo quindi il passato. Rinverdiamo! Rinverdiamo! Avete sentito le notizie, amici? Altri incendi stanotte. Qui finiamo tutti arrosto. Calma, ragazzi, calma. So tutto sul piromane, anzi, sui piromani. Agente Bob, agente Alan Ford. Dovete cercarmi quei due che si chiamano Amy e Anto. E dove li troviamo, di grazia? Sulle pagine gialle? Ci ha detto Hotel des Artistes. Come avrà fatto poi a saperlo? Ma forse sarà stato il grande Cesare a spifferare tutto. Entro un'ora questo negozio dovrà sembrare un'agenzia teatrale. Teatrale, ha detto? Così ho capito, teatrale! Teatrale, avete capito bene, un'agenzia teatrale! Teatrale? D'accordo. Agenzia teatrale, allora. Che bel posto, sembra il ricovero dei vecchi agenti del gruppo TNT. Non è proprio bellissimo, infatti. Mi scusi, sa se in questo albergo ci sono due signori che si chiamano Amy e Anto? Ah, e chi li vuole? Siamo due vecchi amici. Ci piacerebbe rivederli dopo tanto tempo. Ah, voi siete tanto amici di Amy e Anto? Allora abbiamo una notizia per voi. Amy e Anto siamo noi e non vi abbiamo mai conosciuto. Puzzate tanto di sbirri e quindi... E quindi ce la squagliamo! E a tutta birra anche!
Mancati! Ci hanno già individuati! Dobbiamo agire subito! Presto! Fermiamo quei due o avremo tutta la città alle costole! Sì, sì! Fermiamoli! Dai, Bob! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Ma cosa è successo al nostro negozio? Eccellenza, li abbiamo trovati, ma sono dietro di noi! Sì, dietro di noi! Lo immaginavo e li aspettavo. Il negozio ha avuto una piccola messa a punto per l'azione. Sono entrati qui dentro. Ehi, guarda! Un'agenzia teatrale, bene! Un'altra da dare alle fiamme. Guarda, cercano un numero fiammeggiante. Potrebbe essere la nostra grande occasione per un ritorno in grande stile sulle scene. Entriamo, presto. Avanti, avanti, baldi giovani. Se siete in cerca di scritture, capitate a puntino, sempre che siate capaci di fare qualcosa. Noi siamo dei professionisti. Col fuoco sappiamo fare tutto, senza nemmeno scottarci le dita. Non per niente ci chiamano Amianto. Beh, io sono piuttosto vecchio, ma di voi non ho mai sentito parlare. Ah, no, eh? È degli ultimi incendi della città. Ha sentito niente? Uffa, appiccare un incendio è roba di cui tutti sono capaci. Io vorrei vedervi all'opera con qualcosa di più difficile, magari, che so, dentro una gabbia e voi col fuoco la distruggete e uscite. Se è solo per questo... C'è una gabbia qui dentro? Certo che sì, ora chiamo i miei aiutanti. Eccoli, i miei ragazzi stanno portando una gabbietta così di prova. Ma che state facendo? Vogliamo fare questa prova, sì o no? Ecco, io sono per il sì. Avanti, figlioli, legateli bene. Mi pare questo il momento di farvi un cicchetto? Avanti, attaccate col fuoco adesso. Fatemi vedere come fate a venire fuori da lì, piromani! Sei pronto, Ami? Sono pronto! Fatto, impresario! Liberi! Sì, liberi! Un corno! Ati! Basta, basta! L'acqua no! L'acqua non la sopportiamo! Ci arrendiamo! Confessiamo tutto! E così ci siamo messi sulla strada del crimine tanto per campare. E abbiamo messo via tanti soldi, sufficienti per le nostre vendette. Bruciare tutte le agenzie teatrali e i teatri che ci avevano respinto. Piccoli pazzi, avreste potuto mettere a fuoco New York come successe a Chicago anni fa e la cosa non mi avrebbe toccato. Ma avete commesso l'imperdonabile errore di appiccare il fuoco al mio retrobottega e questo vi costerà caro. Chiamate quello sciagurato di Brock e consegnateglieli subito, gratis. Gratis? Subito? Ah, certo, capisco. Questo significa che la ricompensa... Andremo a ritirarla! Più tardi.